ed è giunto il momento di stare bene. Sì, i programmi che non vengono ripresi visi, no, 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 io rispetto solo il verbale ufficiale. Buon Natale 2022 a tutti. Sto lavorando agli stampi per i pannelli radianti di cui farò un video più esaustivo più tardi. Faccio questo video per dire che ho appena ricevuto una visita dalla polizia locale di Bagnacavallo, mandati dalla polizia municipale di Ravenna, che mi ha notificato un altro reato penale. Qual è il reato penale? Il reato penale è che, essendo io trasferito da Ravenna a Bagnacavallo, ho portato con me anche il pacco sequestrato del secondo sequestro dei falli che mi sequestrò la polizia municipale. Il reato penale è che io non ho avvisato del trasferimento, per cui adesso si farà un'udienza. Mi hanno dato un avvocato d'ufficio a quale non darò la delega a difendermi, perché ho deciso di difendermi da solo, anche se probabilmente verrò condannato come le altre volte. E per cui questo è semplicemente un video per dire che l'aggiornamento delle multe del cazzo sta andando avanti, e sono contento che la polizia municipale di Ravenna passerà alla storia per avere vesseggiato pesantemente un artista, al punto di fare morire il mio socio nella progettazione di tutto quello che è il lavoro della Davida, che va avanti dal 1992 ad oggi. L'ha fatto morire di crepacuore con tutte le loro vessazioni. Io non sono morto di crepacuore perché probabilmente ho una robustezza interiore maggiore, ma la mia ex socia, la Giuse Morando, c'è morta, ci ha lasciato le penne grazie a loro. Andiamo avanti. Voi, Polizia Municipale di Ravenna, che avete delegato alla Polizia Locale di Bagnacavallo, andate avanti a perseguire un abuso di potere, a un non riconoscimento dei miei diritti inalienabili, che sono quelli di espressione, che la Costituzione italiana e anche la Costituzione europea mi garantisce: libertà di espressione, articolo 3 della Comunità europea, ed è anche un articolo, mi ricordo che numero, della Costituzione italiana. Me lo avete negato e andate avanti a farmi con i vostri protocolli una ingiustizia che io accetto, perché è come una medaglia, perché un artista che dà fastidio al potere semplicemente con il lavoro che fa, senza voler andare contro il potere, mi sta dicendo che sto facendo un lavoro che ha senso per me e per i miei compagni e per l'umanità intera, che un giorno rideranno a crepapelle delle cose che sono state fatte in questi anni bui. Detto questo, vi auguro buon Natale a tutti e vi terrò informati sulla evoluzione di questa pantomima giuridica ravennata.